È il confronto tra le pugliesi più in forma del girone in questo momento, una rivalità storica tra le due piazze che inseguono i rispettivi obiettivi. Toccare il primo pallone della sua gara. Subito verso Castillo di testa! Sono passati 21 secondi e il Bitonto passa subito in vantaggio. Fa girare palla il Bitonto. Situazione che comprende grande fiducia considerando le misure del polivalente Lorusso. Apertura per Orlino. Orlino, Orlino, il palo! E poi Lorusso allontana. Vitigno e Alemão erano i primi stranieri scelti dalla allora formazione. Attenzione, il palo! Colpito da Pagnussat, complice anche la deviazione di Di Benedetto. Dentro con la maglia, attenzione, Lorusso di prima intenzione! Al volo Ciccio Lorusso! Rimette tutto in parità e 1-1 tra palo e Bitonto. Ancora Perrucci, prova ad aumentare il ritmo, perde palla, attenzione, Re, l'apertura per Dello, lì in mezzo per il tap-in Di Marolla, distinto, respinge Di Benedetto. Posizionato già la propria difesa Michele Di Benedetto, palla verso Rella, di prima intenzione! Che gol! Che gol di Mirko Rella! Quello che vale il 2-1, dritto in palo. 2 minuti e 10 secondi da giocare, bella palla per Castillo! Poi Orlino chiuso da Pagnussat. Ultimo minuto di gioco iniziato da 6 secondi. Vanegas per Castillo, controllo volante, il tiro, la traversa interna clamorosa di Castillo. Inciampa sul pallone Vanegas e poi la rete di Sergio De Cillis annullata. Non è gol. Ah, calcio a 5, bella apertura di Vanegas per Castillo. De Cillis a porta sguarnita, fallisce il 2-2. Vanegas, pressione di Rella su di lui, pallone in profondità, splendido per De Cillis. De Cillis, De Cillis, straordinario l'intervento di Dell'Olio che salva il 2-2. E riparte ancora Lorusso. Lorusso chiuso da Solimini che come un fulmine li scippa il pallone. Tutto regolare. Ancora apertura per Pagnussat. In mezzo per Antonio Murolo che deposita con il piattone il pallone in rete tra le proteste dei giocatori del Bitonto. Vanegas vince il contrasto con Dell'Olio. Acqua fredda, lo scarico per Caggianelli. Carica il destro e c'è il tap-in di Vanegas per il 3-2, Futsal Bitonto. Murolo, la puntata e poi il tap-in di Silvio Dell'Olio per il nuovo allungo e 4-2, Dream Team, palo del Colle. De Cillis dalla distanza, palo interno, gol. Il Niño Maravilla accorcia a 33 secondi dalla fine del match. Rella tiene palla, la perde in favore di Vanegas. Solimini centralmente, Solimini sterzata, chiuso da Rella, arriva Dell'Olio e la palla termina in rete. Silvio Dell'Olio, Speedy Gonzales, fa 5-3 per il palo a 10 secondi dalla fine del match. Ma non c'è più tempo, il Dream Team palo vince il derby superando per 5 reti a 3 il Futsal Bitonto.